In conferenza stampa con mister Vincenzo Feola, allenatore dell'Audace Cerignola, partiamo dalle ultime due vittorie, quanto sono state importanti dal punto di vista del morale? Sì, sono state importantissime, determinanti, diciamo, proprio per un discorso proprio di spogliatoio, proprio un discorso per i ragazzi, ecco. Io ho detto sempre a loro che le vittorie portano vittorie, le vittorie portano entusiasmo, fanno lavorare in un certo modo, fanno lavorare meglio e c'è più armonia e più sintonia tra la squadra e lo staff. Perciò la migliore medicina in questo momento sono proprio le vittorie. Oltre al gioco, tanta concretezza è contro il Francavilla e contro il Gladiator. Davvero una bella vittoria quella di domenica scorsa, poche le sbavature, sinonimo del fatto che si sta lavorando molto sul campo e c'è la giusta mentalità per affrontare ogni partita quasi fosse una finale. Sì, il nostro obiettivo è proprio questo, lavorare sul campo, perché noi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. E questo ce lo permette solo il campo, solo il lavoro. Io è l'unica medicina che io conosco, è il campo e il lavoro. Poi dopo i ragazzi hanno fatto tutto il resto, merito loro, grazie a loro, che domenica hanno fatto una grande prestazione contro un'ottima squadra, una squadra che fino a questo momento sta facendo benissimo. Noi abbiamo interpretato nel modo migliore la partita, abbiamo preparato il lavoro settimanale proprio in funzione della partita e siamo stati anche bravi a sfruttare tutte le loro incertezze ma soprattutto la cosa che mi ha fatto piacere si sta creando quello spirito di gruppo, di sacrificio che mi fa ben sperare. Anche da parte di chi entra in corso d'opera, buone prestazioni anche da parte di chi è entrato nella ripresa e contro il Francavilla e contro il Gladiator. Non ci sarà lo Iodice per un po', però questo Cerignola ha le giuste soluzioni, è un organico insomma completo. Io l'ho detto, in primis questo è un organico importante, non esistono né riserve né titolari, esiste un gruppo di ragazzi seri, persone per bene, preparate, professioniste, ma soprattutto ragazzi che hanno sposato il progetto Cerignola. Io sono molto contento soprattutto dello spirito di sacrificio, ma soprattutto per l'applicazione e la voglia che ci mettono anche chi subentra. La dimostrazione l'abbiamo avuto sia domenica scorsa che l'altra domenica, che chi è entrato subito si è calato nella mentalità ed è entrato con quello spirito giusto. Vittorie che hanno portato nuovamente entusiasmo nella piazza. Domenica c'è un derby contro il Fasano, ci saranno anche i bimbi della città su iniziativa del presidente Nicola Grieco. Sicuramente ci apprestiamo a vivere un'altra domenica intensa dentro e fuori dal campo. Sicuramente è una bellissima iniziativa coinvolgere anche i bambini, perché poi il futuro sono i bambini, e dargli la possibilità di venire al campo e tifare per la propria squadra, della propria città, la squadra del proprio cuore è bello, e sicuramente ci sarà una bellissima cornice di pubblico domenica. Incontriamo una squadra forte, lo dice il campo, lo dice la classifica, lo dicono i numeri. Noi sappiamo della forza del Fasano, però noi non possiamo interrompere in questo momento questa strada che abbiamo intrapreso. Perciò massimo rispetto del Fasano, che ripeto, un'ottima squadra, un'ottima individualità, allenata bene, ben messa in campo e tutto, però noi dobbiamo fare i 3 punti assolutamente. Ecco, ha già anticipato la domanda sul Fasano, squadra che ha impressionato un po' tutti per questa partenza sprint di questo avvio di campionato. Sicuramente è partita benissimo, ripeto, è un'ottima squadra, è partita bene perché penso che siano 2 o 3 anni che ha lo stesso staff, che ha lo stesso allenatore, ogni anno inseriscono giocatori nuovi, però un'ossatura base già ce l'hanno da diversi anni, questo è sinonimo di una buona organizzazione. Ripeto, è un derby sentito,
sappiamo e rispettiamo il Fasano, però noi dobbiamo vincere la partita perché dobbiamo proseguire sulla scia delle altre due partite precedenti. Noi siamo consapevoli della nostra forza e rispettiamo tutti. Noi abbiamo sempre il massimo rispetto di tutte le squadre, però noi dobbiamo imporre il nostro gioco perché abbiamo le potenzialità per poterlo fare. È vero che sta continuando a non guardare la classifica? Dico la verità, non lo guardo, non lo so, so solo che Fasano ci precede di diverse lunghezze, però non mi interessa, ma non è io non mi voglio nascondere, non sono abituato a farlo perché io ho messo sempre la faccia e mi assumo le responsabilità di quello che faccio e di quello che dico. Però in questo momento cosa serve vedere la classifica e dire o fare? In questo momento serve solo lavorare, andare avanti, preparare la partita settimanalmente e andare la domenica e cercare di esprimere tutto il nostro potenziale e soprattutto fare tutto quello che abbiamo provato in settimana. Grazie a mister Vincenzo Feola, in bocca al lupo. Grazie a voi, Club il Lupo.